Innanzitutto possiamo dire, non l'hanno mai trovata. Questo è Black Humor. Ma dov'è l'ufficio censura in questo posto? Siamo di davvero Matti? In qua. Mamma mia, quanta ipocrisia, picciò. Quante facciole, diremmo in Sicilia. Ieri ci siamo tutti scandalizzati perché il nostro beneamato paladino della giustizia, Federico Lucia, ha urinato fuori dal vaso. Praticamente, durante la 111esima puntata del suo podcast Muschio Selvaggio, con Luis Salle, con ospite il rinomato giornalista Gianluigi Nuzzi, ha fatto dell'ironia sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Per gli incolpevoli giovanissimi e gli ignoranti più grandetti, stiamo parlando di una ragazzina quindicenne, cittadina vaticana, sparita nel nulla nel 1983. Per i dettagli andatevi a guardare la serie inchiesta fatta da Netflix, Vatican Girl. Ma qui intanto esaminiamo il presunto corpo del reato, cioè la frase di Fedez. Innanzitutto possiamo dire, non l'hanno mai trovata. E giù di risate fragorose e incontenibili. Cosa ci sarebbe da ridere? Si parla di una ragazzina scomparsa. Questa sarebbe la sensibilità di un padre di due figli? Questo è quello che pensate voi cospirazionisti della logica. Come per il Covid, per voi la logica non esiste. Quindi giù di musoni contriti e insulti sproporzionati rispetto al contesto. Proverò adesso ad analizzare la situazione da esperto virologo della stupidità quale sono, somministrandovi una bella dose di logica endowebbica. Come avranno potuto notare perfino i più distratti, anche l'ospite vacilla al punzecchiare di Federico. Sì, Nuzzi imbarazzato a stento contiene le risate. E si trincera dietro un evasivo, ah ma questo è black humor, perché non la frase in sé ma il tempismo della stessa è stato spiazzante. Un chiaro caso dell'avvertimento del contrario, di cui parlava quel premio Nobel per la letteratura lì, basso, brutto, mingherlino, pelato, con una voce tra l'altro del cazzo. Quello là, no, no Fabio Volo, sta minchiata la scritta dentro sto libro qua, l'umorismo. Ah, c'è scritto anche il nome sopra, Luigi Pirandello, mai sentito. Poi, secondo non Fedez, di cui conosciamo tutti i tormentoni, ma sto sconosciuto morto qua, la risata sarebbe provocata dall'avvertimento di qualcosa che muta l'andamento tipico della realtà. Se volete approfondirvi la vecchia imbellettata e il sentimento del contrario, compratevi sto saggetto di poche pagine. Ma quello che interessa a noi è capire che minchia c'è da ridere sulla scomparsa della Orlandi. Siete tutti arrabbiati, vi vedo. Fatemi vedere le vostre chat. Screenshottatemi i vostri WhatsApp. Barzellette sugli ebrei morti nei campi di concentramento ne abbiamo, magari qualcosa sui trans, di cui allo scoperto siete difensori e paladini, oppure qualche blasfemia da confessare al sacerdote. Vi farei vedere tutti i meme che ho sul cellulare di Papa Francesco nudo, in pose osè con un membro, diciamo, davvero divino e pieno di Spirito Santo. Li ho ricevuti tutti da persone rispettabilissime e insospettabili, eh? E quando mi sono arrivate sono scoppiato a ridere come un Fedez qualsiasi, lo confesso. Avvertimento del contrario, zii cari. Poi analizzando quei meme, dopo 6 millesimi di secondo non fanno più ridere. Ma mi voglio rovinare, vi faccio sentire pure un audio che mi ha mandato un mio caro amico. Prima un po' di contesto. Era il 23 maggio 2022, il 30° anniversario della strage di Capaci. La bomba è stata fatta detonare da una collina di Capaci, appunto, e l'esplosione è avvenuta nel territorio di Isola delle Femmine, dove questo mio amico vive. Come certamente avrete visto, il giardino della memoria era fortunatamente stracolmo di gente, quindi diciamo che è stato complicato muoversi in quel contesto. Messaggio vocale. C'è un buon diallo, me posso catanare. Ma chi se lo potevano ammazzare a Gripaitenico? Calmi, adesso Olga Fernandez traduce. Cardinale, c'è parecchio casino. Riesco a malapena a muovermi. Non sarebbe stato meglio se questo soggetto fosse stato fatto fuori nei pressi di Partinico? Che sarebbe un comune a pochi chilometri da Isola delle Femmine. Allora, presa singolarmente e digerita qualche secondo dopo dall'ascolto, è una frase che farà gelare il sangue. Minchia, ma quanto ho riso quando ho ascoltato questo vocale per la prima volta. Fortunatamente nessuno può additare né me né questo mio amico di avere delle simpatie per la mafia. Eppure in quel momento, nella nostra chat, abbiamo peccato di black humor anche noi. C'è poco da fare, riusciamo a ridere perfino della morte. E ci piace così tanto ridere della morte perché è un modo inconscio di esorcizzare la morte stessa, di depotenziarne l'orrore. Potrei citarvi milioni di film o i Griffin stessi sull'argomento, ma preferisco regalarvi due spicci di cultura portandovi nell'antica Grecia. Secondo un mito popolare che coinciderebbe per alcuni con la nascita della commedia, la dea Demetra, che era parecchio triste per aver perso la figlia Persefone, vaga col musone a destra e a manca. Incontra Baubo, una vecchia raggrinzita, che per cercare di consolarla le offre qualcosa da bere. Ma Demetra nulla, sempre musona per la figlia morta. La vecchia Baubo a quel punto alza le vesti e tira fuori la fessa. Sì, avete capito bene, si denuda. La dea è ancora impassibile, ma Iacco, figlio della vecchia presente in quel momento, scoppia a ridere per l'insensatezza di quel gesto. Tipo come Fedez che si è esaltato per la sua battutina. E allora Demetra non riesce più a contenersi. Dimentica di aver perso la figlia
Venezia e si sganascia davanti al primo sto cazzo che la storia ricordi. Cioè, tecnicamente era un stafessa, ma il senso è quello. Quindi forse possiamo aggiungere che è stato solo un problema di contesto. Fedez ha fatto solo un errore madornale, cioè lasciare in un podcast registrato un'ambiguità che avrebbe potuto benissimo tagliare. Chiunque abbia rudimenti basilari di montaggio si può rendere conto facilmente che sia in quest'ultima che in altre puntate di Muschio Selvaggio c'è sempre qualcosina che viene tolto. Eppure sta battutina l'ha lasciata. Perché? Raga, sono 111 puntate che questa trasmissione va avanti con questo tono di cazzeggio. Vi siete svegliati solo adesso? Nella stessa puntata in questione c'è anche un'altra battuta su Emanuela Orlandi, presunta pilota di volo. Ma nessuno dei giornalisti che ha scritto sulla vicenda è arrivato fino a quel punto o ha visto le altre puntate. Mascalzoni, quel tipo di cazzeggio è il marchio di fabbrica di quella trasmissione. È uno dei motivi del successo che ha. Tutti noi siamo un po' scanzonati certe volte. Quindi abbassiamo quel dito inquisitore. Federico è sicuramente un ignorante e spesso umilmente ammette pure di esserlo. Eppure in questo suo spazio avvicina milioni di giovani a questioni parecchio importanti, tipo il caso Orlandi. C'è da dire che il fratello della vittima c'è giustamente rimasto male, però si è detto contento del fatto che si sia parlato della sorella. Questo episodio infatti ha innescato almeno una cosa positiva: Pietro Orlandi sarà uno dei prossimi ospiti dello Show del Rapper. Siete ancora indignatissimi per la frase di Fedez? O dopo aver aperto le vostre chat state un po' ridimensionando la cosa? Ho troppo rispetto per la lingua francese e non vorrei storpiarla con la mia pronuncia. Je voudrais simplement exprimer ma gratitude au public français qui a été l'un des premiers à me fêter et à me comprendre.